Siamo, eccoci. Eccoci. Ciao Daniele, ciao Laura. Tutti, e benvenuti a una nuova live di Meet Science che aspettavamo tutti con ansia. E abbiamo questa sera, adesso facciamo giusto un intro per far sì che la gente arrivi e abbia il tempo di essere richiamata dalle varie notifiche. E però intanto volevo ringraziarti, caro Daniele, di averci dedicato un po' una tua serata per chiacchierare insieme a noi e raccontarci un po' cosa fai nel tuo laboratorio a Rotterdam, giusto? Dico bene? Allora, io abito a Rotterdam, ma il laboratorio è a Leiden, quindi a circa una mezz'oretta di distanza. E come ci va? È in macchina o in treno, dipende. Ah, ti sei preso una macchina lì? Sì. Alla fine, no, ce l'avevo in Italia, poi l'ho portata qui, però sì. Facendoti un viaggio mega power da Italia a Olanda. 1600 chilometri, però sì. Wow, quanto ci hai messo? ci ho messo, diciamo, sono partito dopo pranzo, una giornata, mi sono fermato a Novara, da un mio amico, e poi sono arrivato qui. Dove sei originariamente? Io sono abruzzese. Di Giulianova, se qualcuno conosce. Sì, certo. Ah, c'è. Okay. No, no, ce l'ho bene in mente perché avevo gli amici lì a Giulianova. Adesso non mi ricordo. Sì, davvero? Sì, sì, facevano l'università con me, che erano fisici, credo. Adesso non ricordo. Okay. Ce l'ho in mente. Sì, quindi da lì a Rotterdam sono più o meno 1600 chilometri, tra una cosa e l'altra. Però, insomma, è andato tutto bene. Quindi. E meno male. Sì. Bella lunga, ma da solo? Sì. Vacca, che coraggio! Sì, perché era gennaio, era poco dopo Natale, quindi c'erano ancora restrizioni e cose varie. Infatti io sono tornato in Abruzzo, ho preso la macchina e sono tornato qui. Veramente sono stato 3 giorni, però avendo la residenza qui potevo comunque tornare in luogo di residenza. E allo stesso tempo non potevo portare nessuno perché poi sarebbe stato troppo complicato farli tornare in Italia con aerei, tamponi, no, cose varie. Ho detto, vabbè, vado da solo. Se mi fermano, una macchina piena di merendine e biscotti. Hai da dichiarare qualcosa? Sì, un sacco di cibo. Caspita, Daniele, pazzesco. Allora, dovete sapere, per i ragazzi che stanno arrivando tra di noi, che Daniele è uno dei miei, possiamo dire amici o comunque conoscenti di Instagram, sì. E che si chiama La Brace della Scienza, giusto? Dico giusto, così. Sì. E lui è più divulgatore di me, nel senso che io racconto la mia vita, lui invece si diletta, grazie al cielo, cioè ancora ci sono persone che lo fanno, che ci aiutano a raccontarci un po' la scienza, la questione vaccini. L'ultima che hai fatto era sui postdoc, giusto? Sì, ho fatto la settimana scorsa, ho fatto sia su postdoc, PhD, anche per laurea magistrale. Cioè, Ah, diciamo, bello. una serie di storie sulla carriera, ecco. Ci sta, che serve Sì. sempre, assolutamente. Però adesso che ormai 5 minuti che siamo live, entriamo subito nel merito, perché sennò la gente si scassa, Vero, giustamente. sì, E giusto. niente, volevo chiederti, tu chi sei, cosa ci fai in Olanda, per quale motivo dall'Abruzzo hai deciso di fare 1600 km e arrivare in Olanda? E il tuo percorso professionale, cioè dalla laurea, e quale laurea hai fatto e ora che cosa ci proponi, che cosa fai? Sì, allora io, diciamo, ho iniziato la mia esperienza all'estero in generale, proprio con la mia laurea magistrale, che ho fatto all'Università di Parma in laurea in biologia molecolare. E il secondo anno ho fatto la tesi in Erasmus, l'ho fatta in Francia, in un laboratorio di Lille, tra l'altro una città bellissima che consiglio a tutti di visitare almeno una volta. Questo laboratorio era, diciamo, forte sulla ricerca contro il cancro al seno.
E quindi diciamo era una tematica che come studente di magistrale un po' mi aveva, diciamo, mi aveva interessato, comunque tutte queste cose, sai, di ricerca così oncologica ci sta, soprattutto visto il campo che avevo fatto durante la magistrale. E ho fatto questi 6 mesi di tesi in questo laboratorio che però diciamo non è che siano andati tanto bene, non tanto da un punto di vista dei risultati, che invece sono stati molto, molto positivi, però proprio di feeling con l'ambiente, perché diciamo un laboratorio un po' triste, quindi c'erano persone che non cooperavano tanto, diciamo il capo non ti seguiva, c'erano anche altri studenti che avevano i loro progetti per conto loro, quindi insomma alla fine mi sentivo un po' povero, no, di esperienza, e non volevo neanche più fare ricerca. Infatti io sottolineerei il fatto che comunque fare ricerca in un posto che è comunque anche ispirante o comunque che ti motiva è fondamentale, soprattutto forse per il lavoro che facciamo noi. Assolutamente. Cioè può essere veramente la svolta della carriera in negativo se trovi un ambiente pessimo e in positivo se trovi un bell'ambiente. Assolutamente. Sì. E quindi poi, però siccome avevo ancora questa, cioè non mi ero arreso, allora ho deciso di fare un tirocinio post laurea e ho iniziato la mia avventura in Olanda, quindi questo è il 2015 già. Sono finito in un istituto che si chiama NKI, quindi NKI, che è Netherlands Cancer Institute, e lì lavorano appunto anche lì ricerca sul cancro, però di qualsiasi tipologia, è dentro un ospedale, quindi hai la parte proprio dei pazienti con tutta la parte specializzata per la ricerca proprio lì accanto. Ho lavorato sul cancro alla prostata, anche lì per 6 mesi, e ho scoperto un approccio completamente diverso, perché gli olandesi ti danno 3 giorni per imparare tutto quello che è stato fatto finora e poi fai tu. Arrangiati. Questo. Quindi sai dove stanno le pipette, tips, quello che è? Sì, ok, allora vai. Buona avventura. Bene, sì, quindi completamente diverso da quello che avevo, di cui avevo avuto esperienza prima. Però invece è stato molto positivo per acquisire tutta quella parte, diciamo, di tecniche, anche soft skills e quant'altro che invece prima non avevo avuto modo di sviluppare. Quindi dopo questo tirocinio sono tornato in Italia, perché comunque non avevano purtroppo fondi per un PhD student. Ho riniziato a cercare lavoro dall'Italia. Ho trovato con LinkedIn questa offerta di PhD in questa clinica di trapianto di cornea, quindi oftalmologia, diciamo qui di oftalmologia, sempre in Olanda. Quindi mi hanno fatto un primo colloquio via Skype e poi un secondo colloquio, diciamo, in loco, e poi mi hanno assunto, questo nel 2016. Quindi ho iniziato questo PhD in questa clinica molto forte dal punto di vista della terapia, quindi il capo di questa clinica è uno che ha inventato una delle tecniche principali che si usa per operare le persone di trapianto alla cornea, quindi proprio un nome fortissimo, ha vinto anche l'equivalente del Nobel dell'oftalmologia, sì, queste cose qua, però in ricerca erano ancora a livello zero, quindi la parte di ricerca è iniziata con la mia assunzione, perché hanno vinto un grant di Horizon. Oh wow! Sì, assieme... Sì. Dimmi. No, dico che bella opportunità che ti è stata data, cioè comunque sì. Arrivare in un posto dove deve partire tutto, allora è una grandissima responsabilità, però... Caspita, bellissimo. Sì, infatti quello che mi aveva fatto scegliere anche quel posto era uno dei fattori, era questo qui, che diciamo sarebbe iniziato tutto col mio arrivo, quindi anche la possibilità un po' di gestire delle cose proprio da zero, quindi non entri con delle dinamiche già fatte, eccetera. Però il punto è che il laboratorio era proprio piccolo,
cioè non c'era quasi niente, e quindi abbiamo dovuto mettere a punto tutto questo laboratorio con quei pochi macchinari fondamentali che servivano. Quindi questo da un lato diciamo ci ha avvantaggiato nella pianificazione degli esperimenti perché eravamo in due, io e la mia collega. Quindi noi, cioè, c'eravamo solo noi anche in sala cellule, in stanza cellule, cioè, la stanza cellule era il laboratorio, alla fine. Quindi facevamo davvero quello che ci pareva. E cos'è che Però, fate? allora, lì noi facevamo trattamenti di rigenerazione dell'endotelio della cornea. Perché in pratica, se tu adesso hai problemi alla cornea, quello che si fa 90 casi su 100 è che arriva un donatore, ti dà la sua cornea e tu fai un'operazione. Quindi prendi l'endotelio di un donatore e lo metti a posto quello danneggiato. Però siccome le corne sono molto Perché poche, scusami, solo perché sono molto ignorante in materia, la cornea è praticamente endotelio. allora, la cornea è lo strato esterno dell'occhio, in realtà è fatto da diversi strati, quindi c'è l'endotelio. E poi c'è lo stroma e l'epitelio, oltre a diverse membrane un po' più piccole, però fondamentalmente i tre strati principali sono questi. L'endotelio è quello che si danneggia di più perché diciamo si può lesionare, ha più stretto contatto con la parte interna, con lo stroma e poi soprattutto è fatto da cellule che non si rigenerano. Sempre il solito problema. Esatto. Quindi tu parti con un numero di cellule all'inizio della tua vita e poi puoi solo scendere di numero. Certo. Però questo per fortuna non succede in vitro. Quindi in vitro se le coccoli, se le dai a mangiare insomma bene, le tratti come si deve, si dividono e si replicano. Quindi quello che facevamo noi era cercare una terapia cellulare. Ma quindi scusa, Invece le prendi dal paziente? noi le prendevamo dai donatori, in Ok. realtà, perché i pazienti avevano comunque un endotelio danneggiato che una volta che mettevi in coltura cioè, non succedeva niente, perché le cellule erano già malate. Quindi prendevamo le cellule dai donatori e l'unicità del posto in cui lavoravo era data dal fatto che avevamo una banca degli occhi proprio alla porta accanto. Quindi tecnicamente, come si può dire, disponibilità è limitata, praticamente tutto il contrario. Perché ovviamente le cornee migliori le davano Beh, certo. a chi doveva trapiantarle. E quindi a noi ci davano un po' gli scarti, insomma, densità cellulare bassa, tutte queste cose qua. E quindi niente, abbiamo iniziato questo tipo di terapia cellulare, caratterizzavamo le cellule, vedevamo anche diversi tessuti, diversi supporti per poi fare un eventuale trapianto nell'occhio. Quindi dovevamo vedere quale era più compatibile, come si comportavano le cellule sopra questi supporti, se diciamo, piaceva un po' l'ambiente circostante oppure se proprio non ci volevano crescere, se rimanevano endoteliali oppure si trasformavano, queste cose qui. E abbiamo fatto gli esperimenti in vitro, anche proprio delle operazioni chirurgiche in vitro. Quindi abbiamo chiamato i nostri chirurghi, anzi i nostri chirurghi, e abbiamo detto: noi abbiamo fatto questi costrutti, vedete se vi piacciono proprio al tatto, cioè se è come una membrana che di solito utilizzate, se è proprio come quella della persona. Quindi loro hanno dato proprio dei voti, abbiamo una scala da 1 a 5, di vari parametri, tipo sì, è flessibile, oppure si manipola bene, oppure entra bene nell'occhio, perché poi abbiamo anche un occhio finto, ovviamente. Benissimo. Sì. È un sistema di pressione di liquidi e aria che venivano cambiati ogni tot tempo per simulare proprio la pressione dell'occhio. E quindi abbiamo trovato dei tessuti che andavano meglio di altri e poi abbiamo fatto anche una parte di sperimentazione animale con un nostro partner in Danimarca e quindi abbiamo trapiantato questi costrutti nei maiali.
dove però insomma non è che le cose siano andate tanto bene. Già mi immaginavo in realtà il topino, dicevo, ma come diavolo l'avete fatto? No, no, per gli occhi, diciamo, allora, il modello migliore sarebbe il gatto. Ah sì? Sì. Cosa trovo? Tragica? Sì, il modello più simile all'occhio umano è quello felino, che però in Europa non si può usare. E quindi rimaneva il maiale e il coniglio. Adesso il maiale è andata male. E quando sono andato via io stavano facendo esperimenti con i conigli, quindi adesso non so. Vedremo. Sì. Forse poi vedremo delle pubblicazioni a riguardo. Esatto. Senti, ti faccio la prima domanda che ci fa Roberto, il mio Bob, il nostro carissimo amico, anche lui, sì, che è stato intervistato tra l'altro da me su Commit Science, per cui se adesso non so se è già su YouTube, ma nel momento in cui arriverà su YouTube ve lo dirò, perché è stata una bellissima intervista che avremmo potuto andare avanti per altre ore, ma non si poteva, perché sennò la gente moriva, che però ti chiede se si potrebbe mettere nell'occhio uno di quei fattori che usi tu in vitro per stimolare la rigenerazione e proliferazione direttamente nell'occhio. Allora, si fa qualcosa di simile nella terapia cellulare che, diciamo, viene usata adesso in Giappone, però non si trapiantano i fattori, diciamo, in maniera topica, perché hanno provato con dei fattori di crescita che hanno tipo, vabbè, dei nomi molto strani, però sono inibitori della proteina rochinasi, fondamentalmente, e questi, diciamo, riescono, delle gocce di questi fattori riescono a ricreare più o meno, a tappare quei buchi dell'endotelio che si formano quando ci sono delle lesioni. Quindi quella è una terapia che si fa, e questo inibitore della rochinasi ha un nome commerciale che adesso non mi ricordo, però si fa anche la terapia cellulare, quindi proprio sempre in Giappone si iniettano delle cellule che vengono prima messe in coltura, quindi senza bisogno di supporto, come facciamo noi che invece abbiamo il supporto, questi ricercatori giapponesi hanno iniettato proprio solamente le cellule, facendo stare il paziente a faccia in giù per 4 ore, così che la gravità diciamo, aiutasse, sì, diciamo così, quindi tu inietti da un lato e le cellule vanno in fondo, così che, diciamo, tecnicamente quelle cellule sane avrebbero preso il posto poi di quelle che erano malate. Un porto naturale praticamente, no? Sì, diciamo sì. Però, diciamo, questa è una cosa un po', sì, innovativa, e sono ancora degli studi al riguardo, hanno fatto dei piccoli studi con tipo 20 pazienti, cose così. Mm-hmm. Però in Giappone hanno molta più libertà di fare questo tipo di ricerca con terapie innovative di quanto abbiamo noi in Europa. Sì, immagino. Quindi sono un po' più avanti. Immagino, perché so bene, sì, le libertà, le poche libertà che abbiamo noi, ma vabbè, per motivi etici a volte comunque anche comprensibili, esatto, e comunque anche giusti. Però scusami, ma l'altro giorno, no, aspetta, tornando sull'occhio, sì, quindi, giusto per capire meglio, questo supporto com'è che era fatto, che facevate voi? Allora, noi avevamo 3 tipi di supporto che abbiamo analizzato. Un supporto era completamente naturale, nel senso che era il cristallino dell'occhio, e tagliavamo a fette. Ah, proprio? Sì. Fette di circa 15-20 micron. E come facevi a tagliarlo? Serviva un buon microscopio, un sacco di pazienza. Prendevi... No. Sì, perché in pratica tu prendevi... vabbè, questo magari farà un po' senso. Però prendevi il bulbo proprio del donatore che ti arrivava, Lo tagliavi la parte sopra e tiravi fuori la lente, no? I cristallini. E quello poi lo mettevi su un petri dish, lo bloccavi, diciamo, alla buona con una lametta da un lato, e con l'altra tagliavi così tipo un salame, diciamo, no? Tutto questo sotto il microscopio. E poi... Che cos'è un cristallino?
super, come si può dire, sgusciante. Cioè, è tipo gelino, se non riesci a prendere, infatti, appena lo riuscivi a prendere, lo mettevi in una piastra e lo lasciavi seccare. Ah, ok, E così. così, sì, così diciamo aderiva. Poi abbiamo scoperto col tempo che in realtà se lo lasciavi seccare sulla plastica rimaneva lì e non si staccava più. Quindi dovevamo prima mettere una sorta di coprivetrino rotondo sotto e dentro al pozzetto Sì. e su questo coprivetrino mettere poi la fetta di cristallino perché sul vetro aveva meno aderenza. Ah, figa. Cioè, comunque è incredibile perché voi avete fatto tutto a spese vostre, cioè nel senso a spese di esperienza. Sì, infatti la cosa negativa di avere un laboratorio piccolo è che non potevi chiedere a nessuno. Guarda, ti capisco perché anch'io ho sempre avuto esperienze di questo genere, cioè che mi sono sempre dovuta inventare un po' come farlo. Però è anche il bello da una parte della ricerca o comunque di quello che Certo. è vero che forse ci metti più tempo, no? Piuttosto che uno che ti dica, oh, allora si fa così, mi raccomando, queste tre dritte, invece a volte non succede proprio così, cioè, te le devi vedere tu, te le devi smazzare tu e pregare tutti i santi del paradiso che ti venga qualcosa. E scusami, quindi abbiamo detto cristallino. Cristallino, poi avevamo delle membrane fatte di collagene che ci forniva un nostro partner, sempre del consorzio, quindi erano collagene di maiale, erano vabbè, super trattate, diciamo anche di diverso spessore, 10, 15, 20 micron. Quello in confronto era un gioco da ragazzi perché tu lo prendevi dal vial e lo mettevi lì e a posto, finiva. E poi il terzo supporto era sempre naturale, però in realtà erano le membrane di occhi malati con cui tu in pratica non potevi Ma membrana fare nulla. di cosa? Sempre de Allora, l'endotelio della cornea, che? Ah, ok. sì, ha sotto, va bene, la membrana basale, quindi noi lo mettevamo in tripsina per, mi sembra, tipo una mezz'oretta. Quindi tutte le cellule venivano lavate via e poi rimaneva solamente la membrana. E su questa poi rimettevamo le cellule nostre. Ma bellissimo. Però il punto qual è? Che abbiamo scoperto dopo, sempre a nostre spese, Certo, e beh. che se tu, perché i donatori che ci arrivavano erano tutte persone over 70, 80, così, no? Quindi se le cellule rimangono sopra una membrana per 70 anni, lasciano delle impronte. E quindi tu vedi proprio al microscopio tutta questa sorta di groviera, no? Che erano tutte le impronte lasciate dalle cellule. E soprattutto quando ci rimettevi tu le cellule, non crescevano. Perché scusa, devo chiudere la porta perché sennò Sì. qua mi sbattono tutte le porte. Perché praticamente non crescevano perché c'erano i segnali ancora delle altre, per Esatto, quello, no, vabbè, è una cosa bellissima in realtà. sì, perché non riuscivano le cellule noi non riuscivano a creare connessioni di nessun tipo con le proteine della membrana basale. In fondo, no? Non ho capito, scusa? Che è matrice la membrana, Sì. cioè insomma, l'interstizio, la matrice Sì. extracellulare. Quindi giustamente lei non sentiva più chi l'aveva prodotto e diceva: ma che cavolo vuoi? Diceva, chi sono questi adesso? Comunque è incredibile, bellissimo. Cioè, ma capito come siamo fatti bene? Bene e contemporaneamente inquietante perché poi tu puoi giocarci ben poco, cioè non è Sì. così scontato. Ah, Abbiamo pubblicato un paper, però sì, più di quello non potevamo farci. vabbè, però scusami, Sì. comunque, cioè una cosa molto interessante da capire, no? No, infatti, perché poi era una cosa anche, cioè, era un tema che creava un po' di problemi anche non solo a noi, anche altri gruppi che stavano usando quel tipo di membrana. E quindi era anche un tema caldo, no? A un certo punto, Certo, perché perché nessuno riusciva a trovare, sai, una soluzione. certo, però a questo punto mi viene da chiedere,
I giapponesi come fanno a iniettare direttamente nell'occhio del paziente, quindi nella membrana che lui già ha, delle cellule che però a quel punto come fanno a riconoscere? Se c'è questo problema di riconoscimenti, di segnali o di cose, come pensano di fare? Cioè, nel senso, com'è possibile che loro abbiano invece dei risultati? Ah, quello che ho pensato io è che comunque in quel caso la gravità, nel senso di fenomeno fisico che aiuta, diciamo, il processo in sé, facilita un po' almeno l'inserimento di una piccola parte di queste cellule, perché loro ne iniettano tantissime, cioè si parla di milioni, decine di milioni, quindi ogni iniezione è veramente pesante anche da un punto di vista quantitativo. E infatti i primi studi che avevano fatto c'era anche gente che diceva sì, vabbè, ma come fate a essere sicuri che queste cellule rimangano lì? Infatti. E poi magari non migrano a qualche altra parte e fanno danni. Comunque la percentuale di quelle che rimane lì a fare qualcosa. Cioè. Sì, penso che loro puntino sui grandi numeri e quindi comunque su 10 milioni di cellule, magari anche quelle 1000, che riescono a tappare questi buchi, sono comunque sufficienti per ripristinare le funzioni. Cioè, sicuramente quello, non l'hanno spiegato in altri modi. Ho capito. Sì, scusa, c'è una domanda per te, da Andrea, che è il nostro mitico prego. Ti chiede... Aspetta, dov'è? Qua, eccola. Il fatto delle cellule che tu dicevi che non si attaccavano alla membrana, diciamo, decellulizzata, no? È un problema di tipo più fisico o chimico? L'allarme no. Dato che ci sono queste impronte, io mi azzettisco. No, penso che sia un problema chimico, nel senso di differenze e riconoscimenti tra le proteine di membrana delle cellule messe in coltura, quindi delle nostre, rispetto a proteoglicani o qualsiasi, diciamo, elemento della membrana della matrice. Quindi è una sorta di riconoscimento chimico che non avviene. Non tanto a livello fisico, perché poi, per esempio, noi abbiamo fatto anche dei test usando questi tipi di costrutti da un punto di vista chirurgico. Una volta che le cellule erano in grado, quelle poche cellule che erano in grado di rimanere sulla membrana, quando poi maltrattate dal punto di vista, diciamo, proprio fisico, quindi con manipolazioni con tutti i ferri del mestiere, e quelle rimanevano lì. Quindi una volta che si creava questo legame tra le cellule e la membrana, poi, diciamo, fisicamente non c'erano tanti problemi, però il problema era farlo avvenire a monte. Questa cosa è incredibile, comunque a me queste cose mi incuriosiscono, cioè mi intrippano tantissimo, perché veramente chissà cosa c'è che manca per dare la svolta, capito? E, no, una cosa che volevo chiedere, ne avevo un po' da chiederti, aspetta. Allora, una era, aspetta che forse mi si è bloccato internet, no, ci sono, perché da me è arrivato un pioggione incredibile. Comunque, no, tornando a noi, volevo chiederti prima una cosa, cioè immagino che anche con la cornea ci sia il problema del rigetto, cioè comunque che tu devi inserire cellule derivanti da uno dello stesso, cioè come funziona? Allora, la cornea è uno di quei tessuti fortunelli dal mio punto di vista, perché non è vascolarizzato. Ah, quindi non c'è problema di rigetti e cose. Ma scusa, no. Ma come è l'endotelio? Scusami, l'endotelio non è vascolarizzato. Poi c'è tutta, diciamo, la parte attorno. La cornea, tipo, ad esempio, i nutrienti li prende tramite lo stroma, che, diciamo, fa questa connessione con poi l'epitelio, che è, diciamo, la parte più esterna, ok, però i nutrienti arrivano dalla parte dello stroma,
La vascolarizzazione a livello di vasi sanguigni e cose varie avviene a un'altra parte dell'occhio e finisce, diciamo, proprio a interfaccia fra l'endotelio e la parte che dà verso il cristallino, che in pratica è umore acqueo, diciamo. Ok. Quindi non c'è bisogno, sì, di matchare donatori e pazienti. Hanno visto in alcuni casi qualche HLA match in caso che poteva essere sì, però diciamo Per noi altri. sì, scusate, però sì, diciamo non è una preoccupazione che si ha. Ecco, un Quindi non chirurgo che prende un tessuto non ci fa caso. Ok, quindi non rigetta di base, non ci sono gravi problemi, io posso prendere le cellule da più o meno tutti. Sì, poi ovviamente può avvenire, cioè il rigetto si manifesta in forma di distaccamento. Quindi se per esempio tu ti operi e poi dopo una settimana comunque l'endotelio si stacca perché non aderisce, quella è la sorta di rigetto che l'endotelio corneale ti comunica. Certo. E scusami, tornando invece ai primi isolamenti che facevi, perché adesso mi è venuta in mente questa Sì. domanda, giusto perché sono curiosa, quante cellule riuscite a isolare, diciamo nell'ordine del proprio numero, se riesci a dirmelo, se esiste questo numero, mediamente, e poi quanto vanno avanti a proliferare? Allora, ti posso rispondere intanto a livello di passaggi cellulari, perché noi avevamo data dalla letteratura, in realtà. La regola che è massimo P2 ci dobbiamo fermare. Ah, proprio, Sì. giovanissime. Sì, perché la letteratura sempre, ma anche noi abbiamo visto che già P3 e P4 diventavano fibroblast. Non c'era niente che tu potessi fare, diventavano proprio così. Esatto. Fibroblasti sono ovunque, è perduto. Infatti io coltivo quelli così almeno sono tranquilla. Sei a posto. Anche io quando coltivavo quelli non mi uscivano però. Ecco, allora, stronzo. Quindi ho detto ecco, mo mi ritrovo ovunque e quando mi servivano invece no. Invece in termini di numeri, noi partivamo all'inizio veramente con i pozzetti da 96, cioè quindi piccolissimi. Sì, raga, pozzetti da 96 sono tipo piccoli così, Sì. non so come farveli vedere, ma sono una roba molto piccola, cioè sono Sì. le, no, le nostre piastre più piccole, no, per coltivare delle cellule sì, Per diciamo. coltivare sono le più piccole. Perché poi ci sono quelle ancora, 96 vuol dire che sono tipo 12 pozzetti per 9 in una Sì. well così, e Per sono 8. 12 per 9, però per 9, però per 9. Quelli sono 108. 100, Sì. però dove c'è? Sì, più che altro perché noi avevamo l'obiettivo iniziale era quello di creare una coltura cellulare a partire da una cornea. Perché Ok. abbiamo detto, ok, perché molti gruppi di ricerca che fanno, loro mettono tante cornee insieme, tipo anche 10 cornee, e poi hanno una popolazione cellulare diciamo, di tutto rispetto. Però uno dice, se io devo fare questa terapia cellulare per essere sostitutiva al trapianto di una cornea, allora qual è il senso di raggruppare 10 corne per fare poi una popolazione cellulare per curare, che ne so, 10 persone o anche meno? Allora noi abbiamo detto che okay, noi partiamo invece da una cornea e vediamo di arrivare a un numero di popolazione cellulare, numero di cellule per trattare magari tre persone con quel quantitativo. E quindi siamo dovuti partire all'inizio dal 96, perché poi arrivato diciamo già a due pozzetti da 48, per esempio, due pozzetti da 48 ti danno già pos la possibilità, se confluenti, di poterli piastrare su questi supporti di cui parlavo prima. Quindi in quel caso già tu potenzialmente tratti due persone a partire da una cornea. Cioè, non tanti, cioè già mi immaginavo flask a go-go giganti. No,
Considera che la cornea ha una densità cellulare, diciamo, noi, diciamo, a questa età, 2000 cellule per millimetro quadro. Proprio. Sì, quindi è pochissimo. Ho capito. Ah, scusami, c'è Andrea che ci chiede P2, what? Sì. Allora, P0 è quando prendi le cellule, diciamo, dal tessuto originario, quindi ottieni una popolazione, diciamo, confluente, quindi che riempie il pozzetto, mettiamola così. Quindi quella è la fine di P0, poi la splitti, quindi la dividi in... vabbè, noi eravamo abbastanza timorosi, quindi facevamo 1/2, semplicemente. Quindi, per dire, da un pozzetto 96 la passi in due pozzetti 96 e questo è P1. Una volta che P1, le cellule di P1 diventano anche loro confluenti, quindi riempiono i pozzetti 96, allora puoi passare a P2. E in quel caso poi c'è un pozzetto da 48, se ti senti proprio fiducioso fai due pozzetti da 48, se proprio vedi che le cellule sono gagliarde. Gagliarde. Sì, ma noi biologi, quando parliamo di P, sono i passaggi. Cioè, passaggi, sì. Sì, quindi ogni volta che le stacchi, diciamo. Come esatto. L'ha spiegato bene Daniele, è quello che ha spiegato lui. E non so se avete altre domande, voi ragazzi, voi buttatele fuori che non c'è assolutamente problema. Daniele è bravissimo, ci spiega tutto. Io in realtà... no, e quindi scusami, quindi tu stai lavorando su questo? No, adesso ho cambiato organo. Attenzione. Da un anno e mezzo e lavoro con le valvole cardiache. Ah, ecco, bravo, volevo sì. Proprio arrivare lì. Bravo. Sì. E raccontaci, ma stupendo, anche le valvole cardiache. Io volevo fare la cardiochirurga, vedi tu, brava! Ah, beh, avresti visto tante belle cose. Sì. Quindi adesso appunto faccio questo progetto a Leiden, quindi in quest'altro istituto, e lavoro sulle valvole cardiache, in pratica sulla rigenerazione a fini di trapianto. Okay. Quello che facciamo noi è una decellularizzazione. Quindi se prima mettevo le cellule sopra qualche supporto, adesso invece le tolgo dai supporti naturali. Così è la vita che cambia così. E questo perché in pratica per le patologie di valvole cardiache, che generalmente capita che una valvola non si chiuda, non si apra più bene, quello che si fa, fai un trapianto e hai delle valvole meccaniche o delle valvole biologiche. Mm-hmm. Quindi c'hai valvole meccaniche che, diciamo, durano potenzialmente a vita, però devi fare sempre una terapia anticoagulante a vita. Scusami, cosa si intende? Meccaniche sono proprio, sì, fatte di metallo con delle... come si può dire, delle aperture e chiusure, quindi a me adesso viene leaflet, no? Il termine in inglese, che sono queste sorte di lembi, ecco, chiamiamolo così, i lembi, che sono fatti anche questi di metallo, che si aprono e chiudono nel momento in cui passa il sangue. Ok. Quindi fatte di metallo, altri materiali biocompatibili. Se no poi ci sono le valvole, quelle biologiche, che invece derivano dagli animali. Ok, infatti queste? Sì, bovine, suine, chiamiamo così, però diciamo si degradano abbastanza presto, hanno più o meno una durata di 10-15 anni. Soprattutto la parte principale, che poi diciamo è la base del nostro progetto, è che nessuno dei due tipi va bene con i pazienti pediatrici. Perché nessuna dei due tipi è in grado di crescere col paziente. Certo, hai ragione. Fondamentalmente. E quindi quello che noi facciamo è prendere queste valvole sempre a donatori, rimuoviamo le cellule e poi, diciamo, le consegniamo come nuove al chirurgo, così che lui le trapianti nei pazienti pediatrici. Ah, proprio, diretto? Direttamente così. Quindi tipo... prendi, come si dice, le prendi, le decellularizzi, quindi togli tutte le cellule. Sì.
gliele dai al chirurgo e lui le impianta. Sì, questo. E, scusami, e qual è la differenza? Cioè, nel senso, e queste crescono insieme al paziente, no? O sì, sì. Cioè? Perché, allora, perché quando il tessuto è decellularizzato, quindi questa è la differenza, sì, può essere ripopolato dalle cellule del paziente stesso. Quindi praticamente funge da supporto e siamo sempre... Esatto, sì. E considera anche che la valvola cardiaca non è un tessuto dove ci siano così tante cellule, perché è un tessuto che riceve continuamente flussi di sangue, considera che si apre in una vita, si apre e chiude 3 miliardi di volte più o meno. Tu pensa. E quindi anche quelle povere cellule che stanno lì sui lembi dicono: ma a me chi me lo fa fare di crescere qua, tira vento, cioè, esatto, lascia perdere. E quindi c'è un po', c'è uno strato sottile di endotelio, qualche cellula interstiziale, diciamo, fibroblasti, cose così, certo, poca roba. Però è importante che tu le tolga tutte, prima del processo, perché lì si può parlare di rigetto invece. Perché lì, esatto, cioè dopo... Sì, poi sono problemi. Ma che bello però, ma non lo devono ovviamente... Quanto è grossa una membrana fisicamente? Cioè... Ha una valvola più o meno un diametro di... Valvola, sì, di 20-25 mm. Di diametro? Diametro, sì. Fa conto che è un cerchio, quindi sì. Minuscola? Sì, non tanto grande. Cioè, per me è gigante rispetto a quello cui lavoravo prima. Però... Lavoravi con il cristallino, con i micron. E scusami, sì. E quindi a te ti arriva la sberla di cuore oppure ti arriva un pezzo? No, a noi arriva la valvola con il cosiddetto annulus, che è in pratica una parte che può essere della aorta o della vena polmonare, a seconda del tipo di valvola. C'è quindi questo pezzo che generalmente sono 7-8 cm attaccato a tutto il resto della valvola in sé, e ci arriva proprio tutto il pacchetto, che poi il chirurgo comunque taglia nel momento in cui fa il trapianto nel paziente, perché non gli serve comunque. Eh sì, certo, non gli serve tutta la barca. No. E scusami, a parte che dicono che figata, oppure che dal maiale giustamente non si butta via niente. Vero, questo lo sottoscrivo. Esatto. E poi Zandra Nagi, è troppo difficile per me questo nome, Zandra Nagi, DR, ti chiede come sterilizzate le valvole decellularizzate prima che poi le impiantino. Allora, questo la sterilizzazione, diciamo, è tutta la parte più importante del processo che noi facciamo, perché facciamo tutto in una cosiddetta clean room, che è in pratica un ambiente super sterile, dove si fanno potenzialmente anche i farmaci, cioè queste cose qui. È un ambiente in cui tu devi entrare vestito con 3-4 strati di cose, 2 strati di guanti, cuffia ovviamente per i capelli, mascherina prima che diventasse mainstream, calzare, cioè tipo un astronauta, no? Tu entri così, quindi sei tutto imbardato e devi cercare anche di fare cose mentre non muori di caldo. Infatti, soffocando. Esatto. Allora, sterilizzazione in pratica noi la controlliamo in ogni step che facciamo, perché abbiamo tutti componenti che sono in pratica già sterili di per sé a livello di fabbrica. Cioè noi apriamo le scatole, prendiamo questi componenti e poi li buttiamo via. Cioè non viene riusato niente se non alcuni singoli pezzi che vengono poi sterilizzati dal servizio dell'ospedale, che li fa, diciamo, a temperature e con metodi anche qui di produzione di farmaci, considerando che il servizio di sterilizzazione lavora anche per la Johnson & Johnson, per dire, quindi ha gli stessi macchinari. Però l'80% dei materiali che noi usiamo viene buttato.
Tutto il packaging che abbiamo appunto esce direttamente dalla scatola della fabbrica che l'ha prodotto, e prendiamo campioni in un protocollo di 6 giorni, prendiamo campioni ogni 12 ore. Quindi in questo sistema chiuso del protocollo, che in pratica è un sistema chiuso che ci permette di scambiare i liquidi ogni 12 ore, che altrimenti sarebbe una palla rientrare vestiti così per 5 minuti di lavoro, quindi abbiamo reso tutto automatico. Scusate, devo andare in bar, hai rotto in mare allora, no? Quindi niente. Quindi praticamente ho reso, sì. L'incubo dei medici durante il Covid, che non potevano bere né mangiare né andare in bagno per 12 ore. Sì, se noi avessimo, come si può dire, assecondato la maggior parte dei protocolli e della letteratura, sarebbe stato così. Invece siamo tutte persone pigre, quindi abbiamo trovato un modo per attivare il protocollo solo il primo giorno e poi un computer fa tutto lui. Cioè? È un sistema collegato a un software con una serie di pompe e di tubi, dove noi in pratica possiamo dire al giorno 1 devi far entrare questo liquido, dopo 24 ore tira fuori questo liquido e metti quest'altro, dopo 12 ore lo cambi, perché sono 10 cicli da 12 ore l'uno. Quindi ogni 12 ore il software decide quale pompa viene, cioè decide, abbiamo detto noi, quale pompa attivare e quale tipo di liquido immettere oppure togliere. Vedi che così è intelligente, raga. Sì. Se no non vivevi. No, se no io l'ho fatto i primi mesi, l'ho fatto manualmente. Ma tu pensi. E vivendo a mezz'ora di macchina, cioè io dovevo andare lì per 5 minuti e cambiare sto liquido a mano, dicevo, guardandoti come un pazzo. Sì, No. quindi ho detto ok, troviamo un altro modo, per fortuna sembra che abbiamo trovato. Comunque, tornando alla sterilizzazione, noi prendiamo campioni ogni volta che i liquidi vengono scambiati per vedere se ci sono contaminanti. Poi, una volta finito il processo, mettiamo la valvola in un buffer, quindi una soluzione neutra con dell'antibiotico, però la valvola prima di 10 giorni non può essere rilasciata, perché questo liquido viene controllato dal Dipartimento di Microbiologia, che fa tutta l'analisi del caso, per vedere se ci sono contaminazioni. Che Quindi, bello. sì. Ma quindi da che la prendete? All'impianto quanto passa? Allora, noi abbiamo fatto una stima che se il chirurgo decidesse domani, perché intanto il chirurgo deve chiamare la banca dei tessuti e dire: a me serve questa valvola con queste caratteristiche. Quindi la devi dare aortica con un Ah, diametro di 20. hai ragione, cioè adesso ci sto pensando, adesso che stai dicendo questo, essendo decellularizzato, tu puoi tenerla lì. Sì, tendenzialmente sì, però non per tanto tempo. Cioè, la puoi tenere in frigo per, diciamo, un paio di mesi. Se stai in antibiotico va bene, però diciamo che se uno riesce a darle la fresca è meglio. Quindi Ok, quindi c'è. chiama, salve. Chirurgo chiama e dice: a me serve una valvola per questo paziente, ma devi dare polmonare di 35 mm di ano, che è un po' tanto, però ok. Loro si attivano, il giorno dopo la mandano a noi. Sì. Generalmente sono 24-48 ore, perché anche loro fanno i test lì, quindi test di microbiologia, poi che ne so, carica virale, sai se c'è qualche epatite, anche HIV, queste cose qui, e arrivano i dati, i risultati entro 48 ore, e poi ce la mandano a noi. Noi, se iniziamo subito, anche il giorno dopo, il protocollo dura 6 giorni, quindi diciamo che tra la chiamata e tutto mettiamo che passano 7-8 giorni, e Lunga. poi altri 10 giorni per aspettare il risultato della microbiologia. Quindi diciamo 20, una ventina di giorni. E il paziente sta lì ad aspettare.
il paziente comunque questo tipo di operazioni ha la fortuna che può essere pianificato molto tempo prima, perché comunque è un colloquio che il chirurgo fa con la famiglia, perché comunque è un trattamento costoso che non è coperto dal sistema sanitario, intanto. E quindi, diciamo, la famiglia deve anche prendere una decisione, e che quasi tutte le volte è sì, perché comunque sì. Cioè, la vita... Esatto. No, vabbè, è costoso, nel senso che comunque si parla di qualche decina di migliaia di euro. Tutti i giorni, ecco. Esatto. Però appunto il chirurgo può dire, perché generalmente la disponibilità non è così immediata delle valvole, quindi quello che noi vogliamo fare è renderla immediata, perché il chirurgo lavora da noi e quindi viene da noi e ci dice: ragazzi, serve questa fra 20 giorni, quindi la dovete fare. Adesso il processo è comprarla da un'altra azienda, un'azienda tedesca, che fa la stessa cosa che facciamo noi, però alle volte può succedere che ci metta più tempo, perché loro pure devono ordinare la valvola, la devono trattare, quindi magari non è disponibile e ci può volere più tempo. Ho capito. Scusa, ti chiedono, Andrea chiede, perché non è cioè, in che senso non è coperto il servizio sanitario, non è un'operazione salvavita? Questa è una cosa che tu puoi sapere. Allora, in Olanda il sistema sanitario funziona con le assicurazioni sanitarie, come diciamo un po' ovunque nel Nord Europa, e quindi questo trattamento non è incluso in quei tipi di trattamenti che una assicurazione sanitaria generalmente copre, perché magari non è standardizzato, per esempio, perché comunque i pazienti magari devono entrare in uno studio clinico per farne parte, perché comunque sì, non è, diciamo, un trattamento salvavita, perché comunque ti risolve dei problemi, però allo stesso tempo può presentarsi anche potenzialmente una recidiva dopo qualche anno. E quindi alla fine conviene. Sì, quindi diciamo una cosa che tu fai per stare ovviamente meglio in quel determinato momento e sperando che poi, diciamo, non ti serva più niente, però evidentemente la sanità olandese non la classifica come una terapia che poi tu non dovrai mai più ripetere, ecco, per una serie di motivi. Ho capito. Ma scusami, una cosa che aspetta, che volevo chiederti, che tu dicevi che vogliamo renderla un po' più, come che si dice, cioè più fattibile, no, come cosa, cioè perché non, nel senso, come processo è complicato solo quello che, cioè mi sembrava complicato, diciamo, quello che dicevi tu del macchinario che deve star lì a cuocere questa mano, a trattare questa valvola, è solo lì il problema, cioè perché non è così comune come cosa? Ah, quella in realtà è la parte più semplice. Ecco, vedi tu. Nel senso che una volta che tu metti la valvola lì dentro, poi a posto, cioè veramente noi abbiamo pure questa clear room con la finestra, quindi io ci passo accanto e vedo che succede, non è un problema. No, il punto è invece creare tutto quello attorno a questo processo, quindi creare una connessione fra, per esempio, già l'ospedale e la banca dei tessuti. Quindi avere un tipo di collaborazione del tipo: ragazzi, voi siete a chiamata e tutto quello che arriva a voi lo dovete dare a noi, fine. Cioè non c'è una sorta di esclusività da quel punto di vista. Poi servono una serie di autorizzazioni. C'è tutta una serie di modulistica, di protocolli da seguire da un punto di vista clinico, che è una cosa impressionante. No, il nostro protocollo, solo per entrare nella stanza, è di 41 pagine. Vedi tu? Solo per entrare. E servono anche degli ambienti di questo tipo, dove
sì, una stanza di questo tipo, se tu la dovessi affittare, mettiamo per fare il tuo lavoro, ti verrebbe a costare intorno a un migliaio di euro l'ora. No? Quindi già settarla, già costruirla, richiede un bel investimento. E poi appunto tutta la parte di modulistica che c'è attorno, perché per esempio già c'è una semplice definizione. Che cos'è la valvola cardiaca? La valvola cardiaca è come si può dire, un prodotto cellulare oppure è un pezzo di tessuto? Già la differenza tra queste due cose apre una marea di moduli completamente diversi. È una marea di autorizzazioni aggiuntive che tu dovresti applicare nel caso in cui fosse una o l'altra cosa. E queste direttive cambiano ogni anno a livello europeo, c'è proprio la direttiva sugli ATMP, si chiama, e quindi proprio, aspetta, non mi ricordo l'acronimo che vuol dire, però c'è Tissue and Medical Product, sicuramente, non mi ricordo la A cosa vuol dire. E quindi questi devono essere super regolati prima di poter essere prodotti. Anche il tipo di classificazioni sono quattro classi diciamo, di prodotto, e se raggiungi per sbaglio l'ultima classe, che è la classe 3, anche lì hai un sacco più autorizzazioni. Quindi c'è tutta una parte di burocrazia dietro che è impressionante. No, no, certo, immagino, nel momento in cui si aprono tessuti, cose, si Sì. apre un mondo. Sì, e quindi, cioè, noi per esempio dobbiamo chiedere autorizzazione anche se questa cosa automatica andrà in porto, anche tipo per lo shaker, no? Perché questo protocollo, diciamo, ha un continuo shakerio per tutti e 6 giorni. Però siccome quello fa parte del protocollo per produrre la valvola, allora anche quello è un device. Quindi che cos'è, che cosa non è, chi lo fa, come è fatto, come è disegnato. Deve essere messo come deve essere fatto. Esatto. Sì, quanto pesa. È Una bella storia. quello che faccio io tutti i giorni. Questo faccio io tutti i giorni. Allora, scusami, ti fanno una domanda. Adesso che mi si è bloccato tutto. Piano, è tanto. Ho qualcosa di qua. Bevo un attimo. Certo. Allora, vediamo se riesco. No. È sparita la voce. Infatti mi emoziono. Vediamo se riesco. Ultima domanda perché sennò mi va Sì. via la gola. No, ti chiedono se questo tipo di valvole, insomma quelle naturali, se hanno un tempo di vita predefinito. Allora, predefinito, no, nel senso che, come ho detto prima, se tu sei fortunato e comunque puoi portarti questa valvola per tutta la vita, diciamo che ci sono buone possibilità che la tua valvola rimanga sempre quella. Purtroppo le valvole naturali, come queste decellularizzate, possono soffrire di tanti problemi, come ad esempio la calcificazione. Quindi si formano i depositi di calcio a un certo punto, a partire dalle fibre di collagene, che poi possono dare problematiche come ad esempio, sì, anche infezioni o queste cose qui. Quindi diciamo che è possibile che una valvola biologica debba essere riparata dopo un po' di tempo, o comunque anche rimpiazzata.
ecco. Non so dirti un tempo di vita, diciamo che se tu trapianti una valvola biologica in una persona sopra i 65 anni, più o meno questa dura intorno agli 8-10 anni, questa diciamo è la statistica. Per i pazienti pediatrici comunque si stima che duri un po' più a lungo, perché appunto poi cambia di conformazione col paziente e quindi diciamo sta anche un po' a come viene trattata dal paziente stesso man mano che cresce. Capito. Allora io forse un po' mi sono ripreso con la gola, okay. Ma non so quanto tempo mi lasci, perché ho avuto sta sinusite atomica. Ah. Che mi ha ucciso anche la gola, non ho capito perché. E infatti, siccome non so quanto riesco a continuare con questa gola terrificante, io non so se ci sono altre domande. Adesso vediamo se te le fanno. Okay. Mentre, prima che mi abbandoni di nuovo la mia gola, ti volevo ringraziare perché in realtà hai portato veramente un argomento pazzesco, cioè che non è da tutti i giorni, anche perché forse appunto, per come spiegavi tu, dipende tantissimo dalle opportunità e dalle opportunità economiche di un posto. Sì. Non mi sembra che sia così scontato che un posto ti faccia tutta questa struttura, tu riesca a lavorarci, per cui pazzesco questa roba. Quindi ti volevo ringraziare perché veramente fai un lavoro pazzesco, bellissimo, e devo dire che sei molto fortunato perché comunque hai trovato un bellissimo giro. Spero che lo reputi anche tu di essere molto fortunato. Sì, io diciamo che mi sveglio sempre con la voglia di andare al lavoro per fare queste cose. Quindi. Ecco, quindi sì, penso mi rendo conto. Esatto, una delle cose che si augura a qualsiasi persona che lavori. Sì. Ecco, ultima domanda per te e poi ti lascio. Che ti chiede Crocettona: ogni anno quanti trapianti effettuate? Allora, generalmente si fa un trapianto alla settimana, quindi stiamo intorno alle 40-50 valvole per anno. Questa diciamo, è la produzione media. E noi anche ci aspettiamo di avere col nostro progetto e quindi sì, vengono pianificate, comunque c'è una lista d'attesa, c'è una richiesta dei pazienti in lista e generalmente viene pianificata una settimana, anche un po' di meno, direi 40 forse è un numero più preciso, ecco la stima. Tantissimi, sì. Incredibile. Sì, noi abbiamo il nostro progetto che è settato per 30 valvole, comunque nel corso dei, diciamo, 30 valvole per fare test nel corso di 3 anni e poi quando sarà il momento di fare valvole davvero per i trapianti, poi lì non penso che ci sia un limite. Cioè, possiamo farle fin quante ne serve. Bellissimo, bellissimo, veramente bellissimo e molto quasi, non so, di un altro mondo, perché nonostante io lavoro con trapianti, nel senso non li faccio io ovviamente, ma lavoro nell'ambito del trapianto polmonare, in Italia non se ne fanno così tanti, quindi proprio, poi il trapianto polmonare è di una difficoltà incredibile, sì. Anche molto 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 difficile, con una percentuale di rigetti molto alta, quindi insomma, è un'altra storia, però veramente veramente molto bello. Guarda Daniele, io ti ringrazio veramente tantissimo di averci fatto entrare in questo mondo, dalla cornea alle valvole cardiache, cioè ci hai fatto fare un viaggio pazzesco nel corpo umano, tipo in stile, sì. Imparando il corpo umano. E poi vabbè ragazzi, se avete altre domande o vi interessa qualcos'altro, vi ho detto all'inizio, ma per chi non c'era all'inizio, che Daniele è presente su Instagram, super attivo con la brace della scienza, quindi se volete
potete scrivergli e ucciderlo di domande, che lui è contentissimo ormai. E niente, io ovviamente ringrazio anche tutti quelli che ci hanno seguito. Mi dispiace per questo nodo alla gola che mi è arrivato giusto alla fine, però niente, volevo ringraziarvi tantissimo anche voi che siete stati molto attivi e molto presenti, erano tutti molto carichi. Bene. E basta. Dani, io ti auguro una buona notte e un buon proseguimento Grazie. del lavoro pazzesco. Poi. Grazie di avermi avuto qui questo canale, perché comunque a me piace sempre parlare quello che faccio, essendo una cosa un po' appunto particolare, come hai detto tu, Certo. cioè, penso valga anche la pena un po' descriverla. Sì, questo assolutamente. Bisogna assolutamente scoprire cosa c'è fuori dalla nostra casetta, perché sennò non si cresce ed è una noia mortale. Infatti. Bellissimo, grazie, Bene. Dani. Buonanotte. Buonanotte Ciao. a tutti. Ciao.